soffiarsi l'anima, parea dinanzi a Roma. Sono molto fiero e felice di poter dare alla città i 32 anni di bagaglio culturale e spero di poter trasmettere qualcosa di veramente positivo. Artista di fama internazionale e cantante lirico che si è esibito sui più importanti palcoscenici al mondo, dalla Scala di Milano all'Opera di Parigi fino al Met di New York. Il De Brando d'Arcangelo torna a Montesilvano, sua città natale, nelle vesti di direttore della Scuola Civica di Musica e Teatro, succedendo a Gianni Scannella. Mi sono commosso quando il sindaco mi ha fatto questa proposta e, a dire la verità, io di emozioni ne ho provate tantissime nel campo internazionale, i grandi teatri, i grandi direttori d'orchestra, però esercitare a casa ha un altro valore, un valore che non si può descrivere, cioè casa mia. A febbraio la scuola compirà 25 anni di attività, è suddivisa in 3 dipartimenti, musica classica, moderna e teatro, e conta oltre 100 iscritti. Dal 1 ottobre riprenderanno le lezioni al Paladin Martin, ma obiettivo dell'amministrazione è quello di ristrutturare Villa Delfico, trasformando il palazzo storico di Montesilvano in un polo della cultura, spostando lì la scuola. Oggi abbiamo voluto fare un regalo alla scuola, ai docenti, ai ragazzi, ma anche alla città, perché abbiamo nominato come direttore artistico un grandissimo artista, cantante lirico a livello internazionale, che è il De Brando d'Arcangelo. Sarà veramente importante questa nuova dimensione artistica che vogliamo dare alla scuola, di impulso e ovviamente anche di opportunità per gli studenti, ma anche per i docenti, per una crescita anche internazionale.